E dopo questo secondo riepilogo di questa seconda puntata sulla riparazione dei fantomatici photoplay che ci sono arrivati, oggi dobbiamo mettere mano su un'altra macchina, quindi andando a reinstallare il sistema operativo anche su questa macchina. Più problematica dell'altra perché in verità ha diversi problemi, dalla ventola che non funzionava prettamente correttamente, infatti faceva un rumore assurdo, il BIOS ci dava diversi errori appunto sulla ventola perché la vedeva come ostruita e non ci faceva proseguire. Tutti questi problemi ovviamente ancora prima telecamere spente sono stati già risolti in quanto aveva la batteria del tampone che era completamente scarica, quindi abbiamo semplicemente sostituito la batteria e come seconda cosa ho fatto io un po' una cosa un po' bruttina e cioè inserire la ventola di un server all'interno della parte di CPU e adesso vi faccio vedere il bellissimo lavoro che ho fatto. Allora, come vedete, non è proprio prettamente un bel lavoro, infatti è stato, diciamo, tra virgolette, incollato alla bella in meglio, utilizzando dei componenti chimici che comunque non andavano magari a colare sulla scheda madre, creando corrosività o cose così. Ovviamente ho utilizzato componentistiche che non danno problemi. Questa ventola serve solo per raffreddare il dissipatore, in verità il processore non è che emana tutto questo calore, però comunque in ogni caso gliel'ho saldata, diciamo, con un po' di, tra virgolette, colla a caldo. Quindi abbiamo sistemato in questo modo la ventola, è bella salda e per questo genere di macchine va anche più che bene come riparazione. Purtroppo le ventole originali non le facevano più e quindi era impossibile sostituire tutto il pezzo e altri pezzi di ricambio di questo genere purtroppo non li avevo. Poi altra cosa appunto che è stata fatta è stata sostituita la batteria, come vedete, upgradizzata la memoria RAM da 16 MB adesso a 32 MB. Questo lo faccio più che altro per una questione che questi sistemi vanno proprio full, già ho 8-12 MB, quindi diciamo che teniamo un po' più largo il range del software. E poi, come ultima cosa, sempre andremo a installare i nostri adattatori. E un'altra cosa importante che vi devo dire, sempre sulla preparazione del sistema operativo su una chef card, è tutto quello che vi ho detto nella precedente puntata, prendetelo con le pinze, perché ho scoperto, soprattutto se clonate l'hard disk con determinati software, che per qualche strano motivo su Windows 10, e questo lo fa in maniera completamente randomica, però se vi succede sappiate che è per questo, e per questo vi sconsiglio vivacemente di improvvisarvi tecnici e clonare le chef card o comunque gli hard disk se non sapete dove mettere mano, perché rischiate che corrompete l'intero sistema. Questo perché? Perché praticamente ho scoperto da poco che Windows 10 e Windows 11 cancella due file, perché evidentemente li trova come minaccia, non si sa, cioè il command.com e il ptsdos.system, che sono due file obbligatori per l'avvio del software. Senza questi, il software non vi partirà per nulla al mondo. Inoltre, mi sono preparato anche una lista. Se voi preparate in maniera autonoma i dischi, vi consiglio di, quindi se andate a ripristinare un'immagine tutto e dovete fare la reinstallazione pulita del sistema operativo, magari con un aggiornamento o qualcos'altro, vi consiglio all'interno dell'hard disk, per non star lì a fare tutta la reinstallazione con i CD, semplicemente di andare a cancellare tutto il contenuto della DIR, tranne alcune cose importanti. In primis dovete impostare visualizza file nascosti, perché dovete anche vedere gli altri file che ci sono nascosti, e poi dovete cancellare tutto tranne queste cartelle: Masters, Exe, Foto, Menu, Touch, Sound, PTS-DOS e Update. E non dovete assolutamente cancellare i file autopts.bat, command.com, config.pts, ptsbio.system e ptsdos.system. Questi non devono essere assolutamente cancellati. Però, quando voi andrete a copiare tutti i file, dovete copiare tutte le cartelle che trovate all'interno dei CD come nel precedente video, però
quando vi chiederà di sostituire alcuni file, voi sostituite solo i file delle cartelle di masters, exe, foto, menu, touch, sound, ptsdos e update. Ma gli altri file, autopts.bat, command.com, config.pts, ptsbio.system e ptsdos, quelli non modificateli per nessun motivo. Altrimenti potete salutare il sistema operativo e vi occorrerà per forza un'installazione da zero, completamente da zero, quindi utilizzando un lettore CD, un lettore DVD e reinstallando tutto con il patatrack che vi avevo già mostrato nei precedenti episodi. Ma ora andiamo a installare tutto quello all'interno della chiavetta, cosa che in verità ho già fatto. Bene, anche questa chef card è fatta, abbiamo in questo momento installato Aigo 7, lo andiamo ad attaccare all'interno del lettore. Andiamo a collegare correttamente lo spinotto. Poi abbiamo qui quest'altra dangle. Questa è la dangle 2007 originale. Anche questa qui andiamo a collegarcela sul lato sinistro della nostra macchina, nella porta appunto dangle. Ok, ci siamo. Avviamo la macchina e vediamo come si comporta. Ok, photoplay, perfetto. Oggi si è svegliato senza disturbi nella sezione video, perfetto. Attendiamo il caricamento, intanto prendo il touchscreen che l'ho lanciato sul letto. Ma adesso siamo arrivati alla parte finale, e cioè abbiamo messo Aigo 7 all'interno della nostra chef card e ora siamo pronti ad avviarla. Ok? Perfetto! Perfetto ragazzi, anche questo photoplay è stato riparato con successo. Facciamo delle prove. Ah, giustamente non ho l'audio inserito. Dov'è l'audio? Qua. Andiamo a collegarlo in line out. Ok. Vediamo un po' come si comporta a livello audio. Attiviamo la traccia audio. Vediamo, eh. Ok, dovrebbe sentirsi. Aux analogico. Allora, un secondo che controllo in diretta streaming se si sente tutto. Ok. Sento un rumore di fondo che è assurdo. Ok, sento, è bassissimo, però funziona. Ok, questi funzionano. Poi, allora, andiamo un secondo in modalità service mode. Andiamo in tecnica photoplay. Andiamo a inserire i crediti di prova. Magari anche regoliamo il volume un po' più in alto, così almeno si sente un po' di più. Dov'è? Ok. Proviamo. Se trovo... devo trovare il punto. Left, right. Left, right. Left, right. Left, è sempre right. Bassissimo. Left, right. Proviamo un altro. Scusate, eh. Potrebbe partirvi l'orecchio. Vi avviso. Left, right. Ok, ora va già meglio. Allora, usciamo. Diamo l'ok. No, usciamo. Ok. Diamo l'exit, andiamo a inserire i crediti di prova. Ok. Grazie. Prego, si figuri. Ok, torna indietro, torna indietro. Perfetto. Allora, proviamo un secondo se funzionano anche i giochi e tutto. Abilità. Ok. Proviamo Diamond Elements. Così, per giusto per... Ok, allora, l'audio come sentite funziona perfettamente. Proviamo a lanciarlo. Perfetto. Giochi partono e sono sbloccati ufficialmente. Funziona perfettamente la macchina. Veloce, anche con 32 MB di RAM. Proviamo il secondo giro. L'audio funziona da Dio. Ok, questo è posto. I video funzionano correttamente. Ok, diamo l'ok. Perfetto. E anche questo funziona. Facciamo un'altra prova su un altro gioco a caso, tipo in Logica. Ok. Qui come vedete ci sono un bel po' di giochi interessanti, però io quello che voglio giocare è Mordillo, ok? Touch fa un po' fatica,
Ok, giocare. Però devo dire che funziona correttamente. Quindi si può dire che questa macchina funziona. Sembrerebbe funzionante. Adesso io premo a caso, come sempre, perché non avendo lo schermo montato su questo dispositivo mi diventa difficile giocarci. Però ragazzi, funziona correttamente. Quindi, perfetto. Ottimo. Ottimo, ottimo. Sono felice della cosa, ragazzi. Allora, quindi, ragazzi, abbiamo ufficialmente un'altra macchina funzionante, pronta per essere anche questa qui venduta, visto che funziona tutto correttamente. E niente ragazzi, anche da questo episodio è tutto, anche questa macchina è guarita dal suo sistema che mancava la memoria RAM. E niente, ci vediamo a una... Scusate, memoria, ciao, l'hard disk. E da questa puntata è tutto, grazie ancora e alla prossima puntata. Ciao ragazzi!